Dici che si sente la puzza. Da parlaci del World Ride di stanotte. Ah. E poi fammelo ancora. Bello. Poi io ho perso e poi ti spiegherò come ho perso le unghie dei piedi. Andavo su, ho preso il cuore, sono andato su da 3 metri e poi avevo i piedi piccoli. Mi sveglio, c'era Jason che rideva, cioè non mi sono tipo addormentato ed ero entrato come in un sogno, è quello che è successo, è entrato in un piccolo sogno. Allora quando diciamo che mi sono svegliato c'è stata un po' la risata globale della gente che veniva, non lo so, da Napoli, da Roma, dalla Toscana, dall'Emilia Romagna, da Milano, dalla Calabria, capito? Tutto, eravamo tutti una grande famiglia, la famiglia grande, la grande famiglia dei roller. La grande famiglia dei roller, c'era la Fanblade, c'era anche Gigi Di Lelli, c'era Luca Mainini era venuto qui col windsurf. Windsurf è arrivato qui, ha voluto aprire una scuola ieri sera, ha aperto una scuola solo per ieri sera nella discoteca di windsurf, dove avrebbe insegnato stamattina alle ragazze, capito? Cioè, una roba molto particolare. Ruggero gli ha costruito tutta la casa, gliel'ha fatta tutta in plexiglass, gliel'ha fatta senza tende, niente, solo plexiglass. Però solo per voi, TV One Night, NTV One Night. One night. Ci del viaggio di ritorno di ieri.